Buongiorno, abbiamo oggi un altro webinar, questa settimana il secondo, con il professor Giovanni Ramello, che insegna economia industriale all'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. E il professore tiene il suo corso, la sua lezione, il suo webinar da Torino, dall'Università di Torino, perché è impegnato anche all'interno dell'Università torinese. E come sapete, scusatemi, come sapete è uno dei nostri webinar, sempre organizzati dal MIUR, la Direzione Generale per gli Ordinamenti, assieme ad AITALIA, Fondazione Rosselli, Società Italiana degli Economisti e SISUS. In particolare l'ultimo dei webinar organizzati da E e da SIE, e abbiamo la fortuna, direi, professore, se posso, non voglio fare forme di piaggeria, ma penso che sia tale, siamo riusciti ad averla con noi, nel senso che il professor Ramello è uno dei migliori esperti italiani sulle relazioni tra l'economia e il diritto. Se posso dire due parole in più su questo, prima ci orientava anche all'interno dei suoi lavori, dei suoi studi. Allora, il professore è coordinatore del progetto internazionale di dottorato di diritto, istituzione ed economia, che viene realizzato dall'Università di Torino e da 11 università sparse un po' in tutto il mondo. Poi è editor del European Journal of the Law and Economics, che poi è la sigla che anche presiede alla prima slide. Quindi, dal punto di vista di mettere bene a posto tutti i possibili legami, tutte le possibili relazioni tra l'economia e il diritto, credo che qua siamo proprio in grado di impostare la cosa nel modo migliore. E quindi attendiamo molto dalla sua lezione, o comunque attendiamo un passo in avanti che può servire a molti di noi, a molti colleghi delle scuole. Quindi io le do la parola ringraziando Germana Grazioli che ci segue come sempre, Valentina Bazzoli di Editel. Abbiamo anche sormontato qualche piccola difficoltà tecnica in più, perché posso anche confidare ai colleghi che ci seguono che abbiamo sempre fatto uno o due webinar di prova prima di partire con quello, diciamo, ufficiale, come quello che tra un secondo inizia. Quindi grazie a tutti, buona lezione. Invito sempre tutti a mandare le chat, poi noi pubblichiamo le slide, la registrazione video e domande e risposte che fossero oggi rimaste inevase nel corso del colloquio col professore. Quindi poi tutto resta nel sito dell'ES e si può utilizzare anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Professore, a lei. Grazie professor Castrovilli. Devo ammettere che sono un debuttante sia con i webinar sia per quanto riguarda il rapporto con il ceto economico-sociale che ha destato un certo interesse e sono molto onorato di essere stato invitato e anche di poter parlare di una passione, non soltanto di un mestiere, ma di una passione che è quella che lega insieme l'economia e il diritto, sulla quale sono cascato un po' per caso. Sono un economista industriale e come tale mi sono occupato soprattutto dei settori della comunicazione, del media, della produzione culturale, delle industrie culturali e lavorando su questi settori ho scoperto a un certo punto che c'erano dei diritti, i diritti di proprietà intellettuale che apparentemente avevano un ruolo importante in questi settori. Fino a diciamo, al tempo in cui mi occupavo, sostanzialmente questi diritti venivano utilizzati come una sorta di elemento del quadro pittorico. In realtà il dubbio che piano mi germogliò e poi crebbe dello studio era che questi diritti avessero un ruolo fondamentale nel definire la struttura di mercato, la concorrenza, i comportamenti delle imprese e che quindi ci fosse qualcosa di molto più rilevante rispetto semplicemente a un dettaglio del quadro. Questa curiosità mi ha condotto a studiare una disciplina che stava piano piano diffondendosi, che si chiama Law and Economics e che mette appunto in relazione l'economia e il diritto. Non vorrei deludere qualcheduno, però diciamo, dicendo che non si tratta semplicemente né di economia né di diritto, si tratta di un approccio che pian piano è cresciuto e sta diventando autonomo, che mette insieme in modo inedito l'economia e il diritto. Ora, prima di procedere e raccontare ulteriormente
questo approccio e dare alcuni elementi conoscitivi, vorrei mostrare un po' di bibliografia, giusto perché mi pare opportuno non soltanto seminare, ma dare anche qualche riferimento per coltivare ulteriormente questo settore. Allora, in italiano, ahimè, c'è molta poca roba. Un volume disponibile è quello Cuter, Mattei, Monateri, Pardolesi e Uhlen, intitolato Il mercato delle regole, analisi economica del diritto civile, e pubblicato dal Mulino Bologna. In realtà si tratta di 2 volumi, ma nella versione originale sarebbe uno. È un adattamento dell'opera di Robert Cuter e Thomas Uhlen. Purtroppo, anche se vedete la data è 2006, in verità si tratta della terza edizione, cioè quella scritta nel 1999. Da questo punto di vista, se si può accedere alla versione inglese che sto cercando di mettere in evidenza con il puntatore, ce n'è una nuova versione molto più ricca del 2011 per coloro che possono leggere in inglese. Law and Economics è il titolo inglese ed è pubblicato da Pearson. Un altro testo fondamentale, perché elaborato da uno dei padri fondatori della disciplina, è quello di Posner, Economic Analysis of Law. Credo che la prima edizione sia stata fatta verso la metà degli anni 70, siamo alla nona edizione. Questi sono anche un po' i 2 testi sacri della disciplina e quindi danno un'idea complessiva. Mi sono permesso di mettere anche in evidenza la rivista pubblicata da Springer, della quale sono coeditore assieme a un collega francese e a uno tedesco, perché dove avviene il dibattito, uno dei luoghi in cui avviene il dibattito scientifico attuale sull'argomento. Ho messo poi in fondo in rosso, perché sono quelli, diciamo, i contributi scottanti, 2 volumi, un volume e un articolo che direi sono un po' fondanti della disciplina. Uno è il libro di Guido Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile. Guido Calabresi è italiano di nascita, nasce a Milano, da famiglia di religione ebraica, si trasferisce dunque durante le persecuzioni con la famiglia negli Stati Uniti e diventa un giurista americano. Negli anni 70 opera come professore all'Università di Yale. E poi viene nominato negli anni 90 da Clinton giudice della Corte d'Appello. Ed è uno dei pilastri, come avremmo modo di dire, di questa disciplina. E in particolare il libro che ho messo qui in evidenza ha il vantaggio di essere in italiano, anche se pubblicato nel 75, ma si dovrebbe ancora trovare in giro, e elabora in modo accessibile e completo quest'idea interessante di mettere insieme il diritto e l'economia. In realtà è la rielaborazione di un articolo pubblicato in precedenza nel 61, ma suggerisco questa lettura perché è più completa. Quell'articolo è molto interessante, ma diciamo, meno maturo e un po' più ostico. E poi il secondo contributo importante è The Problem of Social Cost, pubblicato da Ronald Coase, che insieme all'altro contributo, La natura dell'impresa, The Nature of the Firm, diciamo, ha determinato l'assegnazione a Ronald Coase del premio Nobel. Procedo ulteriormente con alcuni altri spunti. Io in particolare quello che dirò oggi l'ho detto, l'ho scritto in parte, in tutto, in alcuni contributi. C'è un numero speciale che abbiamo dedicato a Guido Calabresi su una rivista pubblicata dalla Duke University, Law and Contemporary Problems, è uscito nel 2014. Un'altra parte del lavoro è su un articolo pubblicato nel 2011 sull'European Journal of Economics, che in particolare discute le class action, ma in realtà discute anche altri temi più ampi, a cui è seguito un libro. Esce quest'anno un handbook fatto con un collega di Cornell sul tema di comparative law and economics. Detto questo, partirei con alcune immagini. Law and economics si origina come disciplina negli anni 50 a Chicago. Chicago negli anni 50 che cos'era? Era la città che vedete nelle fotografie ed è conosciuta ai più sia per l'attività gangsteristica diffusa, ho ricordato qui Al Capone, tra l'altro c'è un interessante filo rosso che ci collega perché Al Capone vestiva cappello Borsalino. Il mio dipartimento è ad Alessandria, è proprio in una fabbrica di capelli Borsalino. Chi lo sa, forse quindi c'è un destino che ci ha portati a occuparci di Law and Economics. L'altro personaggio citato qui è
Muddy Waters, fondatore di questa corrente del blues chiamata Chicago Blues, è molto importante nella storia della musica. Quindi a Chicago avvenivano tante cose importanti e controverse, ma mentre avvenivano queste cose, bolliva sotto la superficie un'ondata molto importante, che appunto prende poi il nome di Law and Economics, o talvolta in italiano analisi economica del diritto. La persona che vedete qua in fondo sulla sinistra è Aaron Director. Aaron Director è professore all'Università di Chicago e intuisce che c'è un ruolo per studiare in modo più approfondito e con gli strumenti economici le istituzioni e il diritto. Questa sensibilità è maturata anche grazie al fatto che negli stessi anni a Chicago stava fondandosi un modo di pensare l'economia e un modo di pensare il mercato che poi è diventato importante nelle discipline economiche, che ha dato origine a quella che è appunto chiamata la Chicago School. La Chicago School è diciamo, il punto di origine di una visione dell'economia molto liberista e molto legata a lasciare funzionare il mercato. In realtà ha un'origine in parte europea perché viene originata dal pensiero austriaco, in particolare dal pensiero di von Hayek. Alcuni notabili locali di Chicago fanno degli investimenti per cercare di sviluppare questo modo di pensare e di vedere l'economia all'Università di Chicago. La cosa non è fatta a caso. Voi dovete immaginare che la situazione economica americana nel 29 vive un momento drammatico e questo momento drammatico ha come conseguenza il fatto che si scopre che il mercato può avere degli esiti talvolta avversi e socialmente molto costosi. Allora, contemporaneamente nasce l'idea di un maggiore intervento pubblico, un maggiore intervento dello Stato. L'invasione da parte dello Stato in ampi settori dell'economia suscita la reazione e la reazione è appunto quella di riprivilegiare il mercato. Le persone che vedete in questa slide sono, lo cerchio qui, Ronald Coase, in quell'epoca, un economista inglese in verità, che matura un pensiero mentre sta insegnando in Sudafrica e poi arriva a Chicago e trova terreno fertile per sviluppare queste idee. L'altro personaggio che vedete qui in basso è Richard Posner. Richard Posner è un professore di diritto a Chicago che diventa uno dei principali alfieri della disciplina. Anche lui viene nominato addirittura prima di Calabresi, giudice della Corte d'Appello da Ronald Reagan. L'altra persona è un po', diciamo, il quarto componente di questa fotografia è appunto Guido Calabresi. Ora, Guido Calabresi in verità non sta a Chicago, ma sta a Yale. E quindi questo ruolo è abbastanza importante perché ha degli stretti contatti con Chicago, entra in dibattito e a un certo punto gli viene offerta anche una posizione a Chicago. E quindi diciamo diventa un interlocutore importante, ma in realtà introduce nella disciplina una visione un po' diversa e più ampia che serve ad arricchire lo spettro. A dire il vero, stiamo entrando nella storia del pensiero, quindi sarò molto veloce. C'è anche un dibattito perché i due contributi fondanti sono quello di Ronald Coase degli anni 60, del 1960, e quello di Calabresi del 61. In verità, Calabresi forse sarebbe tecnicamente il primo ad aver elaborato un contributo fondante perché il suo contributo pubblicato nel 61 fu in realtà scritto nel 1956, sottomesso al Yale Law Journal, venne rinviato all'autore con dei commenti e Calabresi, che nel mentre stava ancora terminando l'università, ci mise un po' di tempo per terminare la revisione. Dopodiché i due contributi escono in effetti insieme perché a quei tempi la data sulla copertina della rivista non garantiva l'anno e quindi anche il proprio social cost di cose viene pubblicato nel 61 come quello di Calabresi. Ma questo, se volete, è una notizia meramente di cronaca e di storia del pensiero. Come vi dicevo, il contesto storico è un contesto che favorisce questo nuovo approccio. Una possibile definizione che io però trovo riduttiva è che Law and Economics è di fatto l'applicazione dei principi microeconomici in analisi.
In verità, io credo che questo sia soltanto una definizione di superficie, perché questo rapporto è un rapporto assai più ricco e, come vedremo, assai più importante. Nobilita anche il ruolo del diritto, nella società e in particolare nella promozione del benessere sociale. Si tratta semplicemente di scoprire che le istituzioni e le norme, oltre a regolare i comportamenti, possono avere un ruolo effettivo nel contesto economico. Questa scoperta, è una scoperta fondamentale perché dà loro un compito importante in una società di mercato. Come vi dicevo, il punto di partenza della storia è: dopo la crisi del 29 si verifica una dinamica che alcuni studiosi hanno definito come l'emergenza dello Stato regolatore. Il mercato è fallito, dunque ci va un intervento pubblico massiccio. Allora la domanda è: ma qual è realmente il ruolo dello Stato e delle istituzioni? La ricetta che l'ON Economics propone è quella di mettere insieme le norme e l'economia per promuovere l'efficienza. Non solo le norme possono essere viste come una tecnologia smaterializzata e come tale possono essere studiate con i criteri dell'efficienza, ma anche le norme sono uno strumento per promuovere l'efficienza nel mercato. Lo sono sia perché favoriscono, per esempio, la crescita e quindi la dinamica economica in modo appropriato, ma anche perché sono uno strumento che risolvono i fallimenti del mercato. Cosa sono i fallimenti del mercato? Sono quelle situazioni in cui questa macchina formidabile e poderosa, che è il mercato, che serve ad allocare le risorse e a promuovere l'efficienza, in realtà non funziona. Vi lascio con un po' di suspense perché in realtà discuteremo tra poco alcuni casi e mostreremo come funziona questo sistema. Prima però di andare avanti, vi voglio ricordare che oltre al contesto ricordato, in quegli anni c'è anche un cambiamento epocale che in particolare è favorito dalle trasformazioni produttive ed economiche, non soltanto americane, ma come dire, caratterizzano la società occidentale. Questa dinamica economica ha come effetto quella di richiedere nuove norme e quindi di favorire anche una dinamica normativa. A questo punto si tratta di comporre le due cose insieme per avere uno sviluppo che sia organico e che sia omogeneo. Un libro molto interessante, scritto da Lawrence Friedman, studia lo sviluppo del sistema giuridico americano nel XX secolo e mostra come quella che nel gergo anglosassone viene chiamata tort law, che corrisponde sostanzialmente alla responsabilità civile, sia essenzialmente figlia del traffico automobilistico, della ferrovia e della fabbrica. In alcune pagine sostanzialmente racconta che questo quadro normativo è una risposta al sangue versato dagli operai, dai passeggeri dei nuovi mezzi di trasporto e qualche volta dagli ignari passanti che, ad esempio, attraversavano i binari ferroviari e venivano travolti dai treni. Allora, questa dinamica contemporanea a un certo punto richiede una ricomposizione che sia omogenea e sensata, che non sia semplicemente fatta casualmente. Un'altra norma che oggi è stata incorporata in tutte le società, ma che in realtà è di nascita recente, sono le norme a tutela della concorrenza, le norme dell'antitrust. La prima norma antitrust rilevante è lo Sherman Act, e in realtà nasce negli Stati Uniti come strumento per gestire e comporre in modo socialmente accettabile l'emergenza dei trust. I trust sono sostanzialmente dei gruppi industriali espansi. Perché nasce questa esigenza? Perché lo scenario nel quale lo Sherman Act viene concepito è quello della metà dell'Ottocento e fine Ottocento, in cui la ferrovia trasforma radicalmente i mercati americani. Le vie di comunicazione trasformano un insieme di mercati locali in un unico grande mercato. Dal profilo della concorrenza, questa è una grande opportunità, perché permette a imprese che un tempo non potevano competere di competere una con l'altra. Ma naturalmente la concorrenza porta con sé la riduzione dei prezzi, e allora i grandi gruppi industriali iniziano a pensare di dover intervenire
calmierare questa caduta dei prezzi e quindi interferiscono col potere politico. E il fatto anch'essi di poter acquisire una dimensione nazionale li rende molto potenti. La creazione di questi trust suscita in alcuni politici, tra cui il senatore Sherman, l'idea che si debba fare qualcosa. E così nasce l'antitrust. Nel seguito parlerò un po' meglio della tort law. Allora, questa è la situazione, diciamo, nella quale l'Open Economics matura. Vi dicevo, la scuola di Chicago ritiene che il mercato da solo sia uno strumento molto efficace. Noi però sappiamo, e non tutti magari lo condividono, diciamo, ma molti economisti condividono, che il mercato è una tecnologia formidabile per promuovere l'efficienza attraverso il perseguimento dell'interesse individuale dei singoli agenti economici, ma quando però non funziona, quando fallisce, in realtà è un problema. Il fallimento di mercato in generale genera esternalità. Le esternalità sono effetti indesiderati, sono i cosiddetti effetti collaterali. Ad esempio, sappiamo che la produzione ha come esternalità negativa la produzione di inquinamento. Sarebbe bene che non ci fosse l'inquinamento, ma quando c'è l'inquinamento dobbiamo comporre l'interesse ad avere la produzione di beni e servizi con l'interesse di non avvelenare il mondo, di permettere la vita e quindi di evitare il costo dell'inquinamento medesimo. Ora, il punto di partenza del dibattito è quello che vi dicevo, cioè la crisi del 29, l'intervento pubblico. E in questo Arthur Cecil Pigou sostiene un ruolo centrale dello Stato, ovvero della regolamentazione. È lo Stato che deve decidere quanto si può inquinare, cosa bisogna fare, eccetera. E in particolare Pigou si appoggia fortemente all'uso della tassazione, dell'imposizione. Sente che c'è qualche cosa che non va in questo approccio, perché un mercato fortemente permeato di pubblico non è più un mercato, e quindi ha una reazione di sostanza rispetto a questa posizione che lo porta a meditare come si può fare. Ha un credo, sostiene un credo liberale, diciamo non estremistico, e quindi inizia a pensare come si possa integrare il funzionamento del mercato con le norme. L'idea è che il problema è appunto quello di avere queste esternalità, e bisogna trovare il modo di internalizzare queste esternalità, cioè di fare in modo che questi costi rientrino nel sistema. La regolamentazione tradizionalmente lo fa o obbligando a comportarsi in un certo modo e controllando che poi i comportamenti vengano seguiti, è il cosiddetto meccanismo di comando e controllo. Un altro modo di fare, che è quello seguito da Pigou, è quello di imporre una tassazione. Se si impone una tassazione rispetto a certi comportamenti, questo rende più costoso perseguirli e quindi ci si aspetta che la situazione migliori. Cosa ha la illuminante idea di dire? No, basta ripensare, riutilizzare i diritti di proprietà e quindi di riportare al mercato ciò che dal mercato è uscito. Le esternalità esistono perché i diritti di proprietà non sono ben definiti, perché non esistono diritti di proprietà su queste esternalità. Se noi ridefiniamo, ridisegniamo i diritti di proprietà, a questo punto riportiamo nel mercato le esternalità e il mercato funziona di nuovo in modo efficiente e quindi persegue la massimizzazione del benessere collettivo. Come noto, questo produce il cosiddetto teorema di Coase, che in realtà non è stato formulato da Coase, ma dai colleghi successivi che hanno messo insieme il suo pensiero. Questo teorema dice: in assenza di costi di transazione, che sono i costi per usare il mercato, se gli individui sono liberi di negoziare tra loro e i diritti di proprietà sono ben definiti, indipendentemente dalla loro assegnazione iniziale, la negoziazione tra le parti determina un esito efficiente. In altri termini, quello che Coase dice è: ripristiniamo il teorema della mano invisibile. Le esternalità esistono perché ci sono dei pezzi economici che sono lasciati fuori dal mercato. Se questi pezzi li riportiamo nel mercato e l'uso del mercato non è costoso, cioè non ci sono questi costi di transazione, a questo punto mi aspetto che la contrattazione volontaria fra individui persegua l'interesse della società, così come lo fa anche il sistema del mercato postulato da Adam Smith.
Fatemi fare un esempio perché altrimenti rimaniamo a livello astratto. Immaginate di avere una società composta da due individui, un agricoltore e un allevatore. E immaginiamo che vi siano due possibili sistemi di diritti di proprietà, due diritti. In un caso l'agricoltore deve provvedere a evitare che il bestiame altrui mangi il proprio raccolto, quindi vuol dire che in sostanza il diritto di proprietà è in capo all'allevatore che può fare quello che vuole. E l'agricoltore deve proteggersi, oppure l'allevatore è responsabile di ciò che fa il bestiame, cioè l'agricoltore ha il diritto di proprietà sui propri campi, sui propri raccolti, e quindi l'allevatore deve provvedere a controllare il bestiame. Metto dei numeri che aiutano a capire il ragionamento. Immaginate che se il bestiame mangia il raccolto costi 100 euro, quindi sia una perdita di 100 euro. Se l'agricoltore mette un recinto ai propri campi costa 50 euro, se invece l'allevatore deve recintare bestiame, questo ha un costo superiore di 75 euro. Allora, i numeri naturalmente sono messi per poter proseguire il ragionamento, potrebbero essere diversi, ma il risultato non cambia. Se il diritto di proprietà è in capo all'allevatore, l'agricoltore deve recintare i propri campi, quindi spendere 50 euro, e quindi c'è un guadagno sociale di 50 euro perché 50 euro di recinto permettono di evitare 50 euro, 100 euro di danno, e quindi c'è un netto di 50 euro. Se invece il diritto di proprietà è in capo all'agricoltore, ovvero l'allevatore deve recintare il proprio bestiame, a questo punto il netto sarà soltanto di 25 euro perché all'allevatore costa di più recintare il proprio bestiame. E quindi il guadagno sociale è solo più 25, 100 meno 75. Bene, se esiste lo scambio volontario, se il mercato può funzionare, i diritti sono ben definiti, in ogni caso, anche se il diritto venisse messo in capo all'agricoltore e quindi l'allevatore dovrebbe recintare il proprio bestiame, probabilmente richiederebbe all'agricoltore di poter recintare i campi e quindi accederebbe alla situazione più conveniente. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è importante chi ha il diritto di proprietà, è importante che i diritti siano ben definiti e che sia possibile lo scambio volontario. Se ciò avviene, la soluzione selezionata sarà sempre quella di recintare i campi dell'agricoltore, quello che cambia è chi paga. Naturalmente questo vuol dire che qualcheduno ha un maggiore beneficio con un assetto di diritti e qualcun altro invece ha un maggiore beneficio con un altro assetto di diritti. Ma la cosa interessante è che vi è un allineamento degli incentivi pubblici e quelli privati, perché a prescindere dal beneficio individuale o dell'agricoltore o dell'allevatore, la società sceglie l'esito che è più efficiente. E quindi naturalmente questo aspetto è un aspetto molto interessante. Notate che da questo punto di vista i diritti di proprietà acquisiscono una dimensione che prima non avevano. Non sono semplicemente dei diritti assegnati dallo Stato per qualche ragione di filosofia di diritto o politica, né sono semplicemente gli strumenti, come direbbero invece i libertari, per favorire l'esercizio di libertà individuali. Sono degli strumenti sociali che promuovono il benessere sociale attraverso il mercato e quindi hanno un potenziale molto più ampio rispetto a semplicemente avere delle etichette che li collocano in un ambito preciso. Questo vuole anche dire che i diritti di proprietà possono essere utilizzati per promuovere il benessere sociale. Quindi c'è una versione normativa, nel senso che se si possono utilizzare i diritti di proprietà in determinati contesti, questi dovrebbero essere funzionali a raggiungere il benessere sociale in ambiti in cui altrimenti ciò non è possibile. Ora, c'è un'ampia letteratura che ha visto il ruolo favorevole dei diritti di proprietà e in realtà ha condotto a quella che da alcuni colleghi americani è stata definita la deproprietization of just about everything. Se i diritti sono buoni, buttiamo un po' di diritti qua e là e questo serve a risolvere i problemi della società. E sono stati inventati moltissimi diritti. In calce alla pagina cito semplicemente il grande dibattito che c'è stato in questi anni sui diritti di proprietà intellettuale. Un altro uso estensivo dei diritti è stato quello di creare dei diritti,
cosiddetti permessi di inquinamento che permettono di produrre alcune quote di inquinamento. Ora, bisogna stare attenti, anche se non ho tempo di parlarne, ma sarò pronto a segnalare ulteriori dibattiti, che un conto è dire che uno strumento può essere utile per perseguire il benessere collettivo, l'altro è dire che questo strumento cura qualsiasi situazione. Cosa non è mai arrivato a dire nulla, semplicemente, come vi dicevo, cercando di contraddire più, voleva dire i diritti di proprietà, se utilizzati opportunamente, possono permettere di non utilizzare l'intervento dello Stato in determinati contesti. Ci sono alcune situazioni, ne cito una e poi ne ho citato un'altra sotto, in cui in realtà i diritti, per esempio, possono non funzionare bene anch'essi, perché troppi diritti creano congestione. Se si crea congestione, in verità il mercato invece di funzionare bene si blocca e quindi non permette lo scambio. Quindi la proliferazione dei diritti non è sempre la cosa ottimale. Ma voglio dire, con l'analisi law and economics, e in parte è stata fatta da altri contributi, si può mostrare come e quando ciò non funziona. Un esempio in cui i diritti di proprietà hanno avuto un grande sviluppo e quindi hanno mostrato il loro potenziale, come vi dicevo, è quello dell'inquinamento ambientale. Un'autorità definisce dei diritti sull'inquinamento, i cosiddetti emission trading rights, e li assegna in qualche modo, fissando una quota fissa. Chi riceve i diritti può utilizzarli, può scambiarli sul mercato. La cosa interessante, come vi dicevo, è che l'autorità non deve sapere esattamente chi fa l'uso migliore dei diritti, perché è il mercato che in realtà utilizza poi questi diritti in modo appropriato. Questo modello è stato estensivamente utilizzato sia negli Stati Uniti, l'Environmental Protection Agency l'ha utilizzato, anche nell'Unione Europea vi sono progetti che utilizzano questo sistema. Vi mostro semplicemente, utilizzando due semplici curve di domanda e offerta, che cosa vuol dire. Il mercato che abbiamo qua è quello dell'anidride solforica o di ossido di zolfo. Allora, la curva verticale in verde, scusate, noi chiamiamo curva anche se in questo caso è una retta, la scheda è la scheda di offerta. Allora, l'autorità definisce una quantità fissa e verticale perché non può aumentare la quantità di inquinamento. A questo punto la curva di domanda è quella inclinata negativamente. L'incontro tra domanda e offerta definisce il prezzo al quale vengono scambiati i diritti. Qual è il vantaggio di questo tipo di sistema? È che l'inquinamento è fisso ed è dato appunto dalla quota complessiva definita. Se per caso ci fosse la necessità di inquinare di più, vale a dire uno shock della domanda verso l'alto, non potendo muovere l'offerta, quello che succede è che il prezzo aumenta. Questo prezzo aumentato dei diritti di inquinamento è molto interessante perché, ad esempio, rende competitive le tecnologie di depurazione e quindi chi può accedere alle tecnologie di depurazione depurerà le proprie scorie a beneficio di altri che possono acquistare i diritti. Quindi questo meccanismo ha l'effetto virtuoso appunto di servire le politiche ambientali utilizzando il mercato alla maniera descritta da Coase. Naturalmente quello che poi può succedere, lo vedete qua, c'è una riga, una scheda di offerta più verticale, nel tempo l'autorità può diminuire la quantità di emissioni di gas inquinante. A questo punto cosa succede? Il prezzo aumenta, da PT passa a PT più 1 e quindi ancora una volta, rendendo più costoso l'acquisto di diritti, si spingono i portatori di interesse, i produttori che hanno bisogno di inquinare, a cercare soluzioni per inquinare di meno. Questo sistema ha una lunga tradizione e funziona molto bene. Perché funziona meglio rispetto ad altre soluzioni di regolamentazione? Perché Coase ha ragione rispetto a PGU? Lo vedete da questo grafico. Allora, alla vostra destra avete quanto appena descritto. Alla vostra sinistra avete un sistema di imposta PGUviana. L'imposta PGUviana sostanzialmente dice che ogni unità di inquinamento viene tassata e quindi costa un certo ammontare. L'ammontare è quello che si vede sull'asse delle ordinate. Allora, che cosa succede? Se il mondo fosse perfetto, quello che si vede nei manuali di microeconomia, le due soluzioni sarebbero equivalenti. Il prezzo e la quantità sarebbero il medesimo.
Se però la domanda è incerta, come avviene in generale nel mondo reale, l'imposta piguviana non permette di mettere una soglia all'inquinamento, perché chiunque può pagare l'imposta può inquinare e quindi questo permette di avere un inquinamento senza regolamentazione essenzialmente. Si può inquinare di più, basta avere i soldi per pagare. Invece il mercato indicato da COSE fissa l'inquinamento e quindi permette al contempo di perseguire il benessere collettivo, ma anche di fissare limiti di gas emessi nell'atmosfera. L'altro capitolo sul quale vi voglio raccontare qualche cosa è quello della responsabilità civile. La responsabilità civile, guardando la letteratura, è un po' speculare alla storia della proprietà e quanto sviluppato da Calabresi. Ed è un diritto, diciamo, che ha una funzione di nuovo economica, non tanto perché, cioè, massimizza certamente il benessere sociale, ma lo fa attraverso la minimizzazione del costo sociale degli incidenti. Questo ruolo economico è talmente forte che Posner, che vi dicevo, è attualmente un giudice della Corte d'Appello americana, disse, ha ripetuto nel tempo, qui cito una delle tante frasi, che in realtà la responsabilità civile può essere soprattutto compresa alla luce della promozione economica dell'efficienza. Ora, questa idea è un'idea formidabile perché se queste norme servono a promuovere l'efficienza, allora ci aiutano a capire molte cose. Intanto ci aiutano a capire che gli incidenti cosiddetti, i danni prodotti sono connaturati alla nostra società. Tutti noi prendiamo delle medicine, anche se sul bugiardino leggiamo che in una certa quantità di casi vi possono essere effetti collaterali anche gravi. Tutti noi, o almeno molti di noi, sono stati talvolta sottoposti a operazioni chirurgiche, anche se queste danno una certa percentuale di decessi. Tutti noi viaggiamo in automobile, in treno, in aeroplano, sapendo che c'è una certa percentuale di incidenti e questi possono produrre danni di vario tipo. Allora, il primo punto da sfatare, e che diciamo, l'analisi economica del diritto ci permette di discutere, è il fatto che la società debba essere una società senza incidenti. Questa sarebbe naturalmente una situazione molto benvenuta, ma è utopistica. Il problema non è quello di eliminare questi rischi e gli incidenti ad essi connessi, ma è quella di renderli minimi. Come nel caso della proprietà, la responsabilità civile ha una funzione economica nel far questo. Partiamo dal punto di partenza di questa storia, che è il risarcimento del danno. Allora, tendenzialmente, quando leggiamo la letteratura giuridica sulla responsabilità civile, il primo aspetto che viene messo in evidenza è la compensazione e il risarcimento del danno. Un danneggiante produce un danno rispetto a una vittima, pare un criterio di giustizia equitativa quello di dire rifondiamo alla vittima quanto ha perso. Naturalmente, se la dimensione è meramente economica, è facile perché il trasferimento di ricchezza può permettere di ottenere questo risultato facilmente. Ma anche in casi più complessi, in realtà, transazioni economiche servono a cercare di ripristinare una situazione compatibile con quella fatta in precedenza. Il grafico che ho disegnato qua rappresenta una mappa di indifferenza, cioè mette insieme delle funzioni di utilità per un determinato consumatore. In questo caso abbiamo soltanto due curve di indifferenza. Vi ricordo che il livello di utilità cresce quando si passa da una curva di indifferenza inferiore a una superiore. Nel caso in esame, l'utilità associata a stare su 0 è più bassa rispetto all'utilità associata a stare su 1. Ora, immaginiamo che un consumatore goda di una certa quantità di salute S1 e una certa ricchezza R1, tale per cui si trova sulla curva di indifferenza 1 nel punto A. Cosa succede quando si verifica un incidente? Se questo incidente produce qualche problema di salute temporaneo o permanente, di fatto la quantità di salute diminuisce. Immaginiamo che questa quantità diminuisca da S1 a, scusate, scritto S1, ma deve essere S0,
per cui il nostro individuo scende dalla curva di differenza 1 alla curva di differenza U0 passando al punto B. In questa situazione, naturalmente, voi vedete che il reddito rimane lo stesso e invece la salute è diminuita. Che cosa fa il risarcimento del danno? Corrisponde un certo ammontare, un compenso che teoricamente, anche se non esiste mai in realtà il risarcimento completo, servirebbe a riportare la vittima al livello di attività precedente. Siccome la salute, i danni sulla salute non possono essere cancellabili con una gomma, quello che si può fare è favorire un trasferimento economico da R1 a R2, per cui si riporta nel punto C la vittima. Come vedete, si muove la vittima da A a B verso C. Quindi la regola di responsabilità civile, attraverso il risarcimento del danno e la compensazione, di fatto ha la funzione di ripristinare un'utilità compatibile con l'utilità precedente all'incidente. Bene, questa è la visione tradizionale della compensazione, che come vedete ha una dimensione meramente privata, riguarda il trasferimento di ricchezza da un danneggiante a una vittima e di fatto serve a riportare la vittima a una situazione compatibile con quella originaria. La società in questo momento non è interessata, sta dietro il quadro, ma non viene esplicitato in quale modo ciò avvenga. Ora, per poter procedere, utilizzo una rappresentazione grafica, ma ho bisogno prima di dare alcuni elementi per mostrare in realtà qual è il servizio sociale che le regole di responsabilità civile possono fare. Immaginate che vi sia un danno A è un ammontare, potrebbe essere 1.000 euro, 1 milione di euro o quello che immaginate. Questo danno può essere prodotto con una probabilità P da certe attività. Un danno A può essere prodotto da un passante con una certa probabilità P dalle macchine che circolano nella strada. La probabilità che si verifichi questo incidente non è data dalla natura, ma è data soprattutto dal livello di precauzione. Ci sono delle attività che possono diminuire la probabilità che si verifichi un evento dannoso. E quindi P diminuisce in generale all'aumentare della precauzione. Naturalmente, se parliamo di automobili, la precauzione massima potrebbe essere quella di non andare in automobile, di stare a casa. Se le automobili non circolano, a questo punto il danno non si può verificare. Come ben intenderete, questa soluzione pare poco praticabile. Normalmente la precauzione ha un costo, appunto. Questo costo, nella rappresentazione che sto dando, è un costo unitario. Quindi la quantità X moltiplicata il costo unitario W dà il costo della precauzione. Il costo della precauzione è quello, ad esempio, che ciascuno di noi sostiene quando decidiamo di acquistare un'automobile. Il numero di accessori che stanno nell'automobile, la qualità di automobile che compriamo, che normalmente aumenta con l'aumentare del prezzo, fa sì che ci siano magari minori rischi, ma in realtà questo costo aumenta. E come ben sapete, ciascuno di noi fa un esercizio per fare una scelta appropriata all'interno di un contesto limitato. Normalmente non spendiamo qualsiasi cifra per avere la sicurezza. E questo ritornerà nel ragionamento che mostreremo tra poco. Il costo atteso del danno, invece, è la probabilità che si verifichi il danno, che dicevamo, decresce all'aumentare della precauzione per il valore effettivo. In altri termini, questo è un valore probabilistico ponderato alla probabilità. Se ad esempio c'è la probabilità del 50% che si verifichi un certo danno, immaginando che il danno sia di 1.000 euro, il costo atteso del danno non sarà di 1.000 euro, ma sarà di 500 euro, perché non si verifica in qualsiasi caso, ma si verifica un caso su due. Allora, che cosa fa la responsabilità civile? La responsabilità civile mette insieme le due componenti, creando quello che viene chiamato il costo sociale atteso degli incidenti. Può sembrare una definizione complicata, quindi cercherò di spiegarmi meglio. Si parla di costo sociale atteso perché inserendo un elemento probabilistico è un costo atteso, è sociale perché considera sia il lato della precauzione, che è tipicamente del danneggiante, sia il lato delle vittime.
Questo è il danno atteso. Quindi il costo sociale è quanto si spende in precauzione più quanto si spenderà per pagare danno, per pagare i risultati del danno, dell'incidente. Ora, da questa rappresentazione analitica ci muoviamo a quella grafica utilizzando le stesse definizioni. E qui vi chiedo di nuovo di seguire questa tecnicalità minima che mi serve per ragionare. Allora, il costo della precauzione è questo qua, che sto di nuovo evidenziando con il puntatore Vx. È una retta che esce dall'origine e cresce con inclinazione W. Come vedete, cresce all'aumentare di x, vi dicevo, più aumentiamo la precauzione e più naturalmente il costo della precauzione aumenta. Il costo atteso del danno invece è questa curva che decresce. Decresce perché, come sappiamo, man mano che aumentiamo la precauzione diminuisce la probabilità che si verifichi l'incidente. Naturalmente, questa rappresentazione ci mostra che non è possibile annullare questo costo. Vedete che il costo atteso tende a diminuire, va sempre più basso. Se andassimo all'infinito diventerebbe bassissimo, stoccherebbe quasi l'asse della scisse, ma non lo raggiunge mai. I matematici dicono che tende asintoticamente a zero, ma non raggiunge mai lo zero. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui facciamo un'attività rischiosa, per quanto possiamo abbassare la componente di rischio, ci sarà sempre un qualche probabilità che si verifichi un incidente. E quindi, è quello che vi dicevo, la scelta è vincolata al fatto che o non facciamo l'attività, o se la facciamo, dobbiamo accettare che vi sia la possibilità che si verifichi un incidente. A questo punto, però, l'idea è quella di non cercare di accettare supinamente che si verifichi un incidente, ma di cercare quel compromesso tra costo della precauzione e costo dell'incidente che ci permette di definire il livello di precauzione ottimale, tale per cui minimizziamo il costo sociale degli incidenti. Il costo sociale atteso è la somma di precauzione più costo di danno atteso, questa somma che sto evidenziando col puntatore, come vedete i due addendi sono quelli di prima. Se mettiamo insieme questi due addendi, la somma verticale delle due curve produce questa curvetta fatta U. A questo punto è facile individuare il punto di minimo, il punto più basso. Il livello X star, che corrisponde a una specifica standard di precauzione, è il livello che minimizza il costo sociale atteso degli incidenti. Le responsabilità, la responsabilità civile serve a far emergere quel livello X che rende più basso il costo sociale degli incidenti. Torniamo un attimo a diritto. Vi sono due regole di responsabilità civile. La responsabilità per colpa, quella che gli anglosassoni chiamano negligence, in cui il risarcimento ha luogo solo se il danneggiante non ha rispettato lo standard di diligenza minimo. Se lo ha rispettato, il costo ricade sulla vittima. Come sapete, nella giurisprudenza italiana si parla del criterio del buon padre di famiglia, che serve a identificare se appunto è stato preso lo standard di diligenza vigente. La responsabilità oggettiva, che in gergo anglosassone si chiama strict liability, invece assegna sempre il costo dell'incidente al danneggiante, a prescindere dai comportamenti. Quindi, riassumendo, la responsabilità per colpa assegna il costo dell'incidente al danneggiante se non ha rispettato lo standard di diligenza, invece libera il danneggiante e quindi assegna il costo dell'incidente alla vittima nel caso in cui il danneggiante abbia rispettato questo standard. La responsabilità oggettiva invece assegna il costo sempre al danneggiante, quindi vi è sempre compensazione della vittima. La cosa interessante, e qui davvero il parallelo con cose molto forte, è che queste due regole hanno naturalmente una ragione d'essere e ne discuteremo tra pochissimo. Abbiamo due regole e non una, perché in alcuni casi una potrebbe permettere maggiormente di perseguire l'efficienza, ma la cosa interessante, e come vedremo dai grafici che seguono, cioè è evidente, il perseguimento della minimizzazione del costo sociale degli incidenti e quindi
la massimizzazione del benessere collettivo è indipendente da chi paga. E quindi è molto simile al teorema di Cauchy. Il teorema di Cauchy dice che indipendente dall'assegnazione dei diritti di proprietà e le regole di responsabilità civile ci dicono che la minimizzazione del costo sociale degli incidenti non dipende da chi paga l'incidente, se le regole sono fatte in modo appropriato. Permettetemi di avanzare e di mostrare cosa sto dicendo, stiamo quasi arrivando alla fine delle slide. Questo è esattamente quanto fatto prima, quindi abbiamo responsabilità oggettiva, abbiamo il costo di precauzione che è questa retta crescente, abbiamo il costo atteso del danno che è questa retta decrescente. Che cosa fa la responsabilità oggettiva? Ci dice che qualsiasi sia la ragione dell'incidente, quando vi è la responsabilità oggettiva, paga sempre il danneggiante. Quindi viene una trasformazione. Ho disegnato in rosso la curva del costo sociale, perché questo costo sociale, tramite la regola di responsabilità oggettiva, diventa privato. E quello sostenuto dal danneggiante. Ad esempio, la responsabilità oggettiva viene applicata nel caso del trasporto aereo. Qualsiasi sia la ragione di un incidente aereo, la responsabilità oggettiva dice che paga il vettore. E quindi il vettore sopporta il costo sociale atteso degli incidenti. Bene, qual è l'incentivo di comportamento che ha a questo punto il danneggiante? Siccome la funzione di costo sociale atteso è diventata privato, il danneggiante cercherà quel livello di precauzione che minimizza sul costo privato. Questo livello, guardatelo bene, coincide esattamente con il livello mostrato in precedenza. Quindi la regola di responsabilità oggettiva porta il vettore aereo, nel mio esempio, a scegliere il livello di precauzione corrispondente a x star uguale x sottolineato, cioè il livello socialmente ottimale. Attraverso questa regola, il privato fa una scelta che è socialmente ottimale. Il caso della responsabilità per colpa ci produce un esito uguale, lo vedete già, perché il risultato qui in basso è il medesimo, ma lo fa in modo diverso, perché la responsabilità per colpa ci dice se lo standard di diligenza è inferiore a questo livello, quindi sta qui a sinistra, paga il costo sociale atteso il danneggiante. Quindi questo pezzo di costo sociale atteso diventa costo privato per il danneggiante. Fino a che livello? Fino al livello dello standard di diligenza. Se il danneggiante mostra che ha preso la precauzione ottimale in accordo, per esempio, al criterio del buon padre di famiglia, da questo punto in poi il costo sociale che diventa tratteggiato va a finire sulle vittime. E in realtà, se il nostro danneggiante avesse preso un livello di precauzione superiore, semplicemente pagherebbe il costo della precauzione. Quindi in questo caso questa doppia linea rossa e tratteggiata ci dice fino a qui paga il danneggiante, da qui in poi il costo ricade sulle vittime. La cosa interessante è che il danneggiante sceglie lo stesso standard di diligenza che avrebbe scelto nel criterio di responsabilità oggettiva e che è quello socialmente ottimale. Il diritto serve la società attraverso però l'azione individuale. Qual è il grande vantaggio di questa situazione? È quello che il diritto diventa ancora una volta uno strumento di promozione del benessere economico. Produce dei comportamenti economicamente efficienti, permette agli agenti economici che operano nel mercato di selezionare il livello di precauzione ottimale, senza obbligarli a far così, ma semplicemente usando il mercato e la minimizzazione del costo privato come strumento per determinare questa scelta. A questo punto, naturalmente, in questo caso sorge spontanea da parte vostra la domanda perché esistono due regole se entrambe producono lo stesso risultato. Nel caso della responsabilità civile, la questione è legata a chi ha accesso alla tecnologia di precauzione. È chiaro che quando noi viaggiamo su un aeroplano non possiamo far nulla per aumentare la sicurezza del viaggio. Siamo soggetti a quello che la compagnia ha deciso. Quindi non avrebbe particolare senso attribuire responsabilità per colpa, perché in ogni caso le vittime, le potenziali, non potrebbero contribuire. Immaginate però invece quest'altro esempio. Vi trovate,
strada e la vostra automobile buca una gomma. A questo punto dovete cambiare la gomma e questo vi richiede di scendere dalla macchina, mettervi una piazzola e cambiare questa gomma. È ben vero che i guidatori che intanto arrivano dovrebbero stare attenti, ma voi avete accesso a una tecnologia, un giubbotto fosforescente secondo la legge, che vi permette di creare un ulteriore segnale. Allora, in tutti questi casi in cui la prevenzione è bilaterale, ovvero in cui la vittima non è soltanto vittima, ma è anche un po' carnefice, nel senso che può contribuire a evitare l'incidente, è bene avere una regola che distribuisce un po' il costo atteso, in modo tale da favorire entrambi i fronti a tenere un comportamento adeguato. A questo punto credo di aver consumato il tempo per la presentazione e quindi aprirò le domande per, se ce ne sono, per rispondere. C'è qualche domanda? Sì, professore. Ci sono delle domande inoltrate in chat, alla sua destra. Non so perché, forse devo, devo selezionare... Chat. Sì, la chat l'ho selezionata, però vedo soltanto di tre webinar solutions qua, come, come domanda. Forse provi devo... A scorrere. Provi a scorrere, ce n'è... Ah, ecco, perfetto. Allora... Le ha trovate? Bene. Dunque... Vado avanti, vediamo cosa c'è. Ok. Con il... ecco. Alpa, Guido Alpa, immagino qua. Allora, il sistema di torture è stato ampiamente studiato da Alpa Bessone, veramente sui studi ecco. Casistici e anche sugli USA, ossia il diritto civile comparato. Risulta che la responsabilità contrattuale veniva utilizzata anche per difendere numerosi piccoli proprietari terrieri che al passaggio della ferrovia si vedevano bruciare il raccolto. Questo perché le imprese non, per le imprese non esisteva la responsabilità del rischio di impresa. Allora, questa, naturalmente Guido Alpa è stato uno dei pionieri in Italia che ha diffuso l'Open Economics, quindi assolutamente sono d'accordo. Sì, il problema è proprio questo. Se voi andate a vedere il contributo di Calabresi del 61 sugli incidenti, la questione è proprio questa, cioè... A un certo punto emerge nella società la necessità di discutere, sì, ma se un treno passa e investe chi scavalca la ferrovia, oppure se un'impresa produce dei danni sui lavoratori, chi è che deve pagare? Qual è il criterio che bisogna selezionare? Naturalmente questo può scatenare un dibattito su principi di varia natura, giustizia sociale, giustizia equitativa e quant'altro, e tutti i criteri sono molto benvenuti. L'analisi economica del diritto si occupa di valutare quel tipo di soluzioni che promuovono un esito socialmente efficiente dal profilo economico. Quindi, se volete, c'è un limite. Se voi guardate alla giustizia sociale, l'analisi economica del diritto non si occupa di equità. Ciononostante, parlare di efficienza è già importante. Perché è importante? Perché l'efficienza economica in genere permette di produrre il maggior livello di ricchezza, la torta più grande. Allora, un criterio è quello di definire come si divide la torta, ma se la torta è piccola, le fette che possono essere distribuite sono necessariamente più piccole. Un'altra osservazione, naturalmente i piccoli proprietari terrieri non vincevano mai, poiché dimostrare il nesso causale e il dolo o la colpa di una società non è cosa facile, né oggi tantomeno allora. È vero così, è per questo che emerge la responsabilità oggettiva, perché la responsabilità oggettiva non richiede di dimostrare la colpa. Naturalmente il dolo è un'altra cosa, perché poi si passa nel reato, quindi noi parliamo di responsabilità civile e non penale, ma nel caso di colpa questo è uno dei problemi. Quindi, come vi dicevo prima, la responsabilità oggettiva assegna sempre la responsabilità civile a il danneggiante, e quindi ha questo grande effetto. Però talvolta il danneggiante ha la possibilità di contribuire a evitare gli incidenti, e quindi la responsabilità per colpa è uno strumento di ulteriore controllo. Vi dico subito che poi la questione è molto più complicata. Ho lasciato delle citazioni nella bibliografia parlando di class action, perché certo anche il sistema di responsabilità civile può fallire, nessuno strumento è perfetto. La class action è un sistema che estende la responsabilità civile, perché permettendo di creare una specie di impresa, no, per intenderci, una società per azioni nella litigation,
permette talvolta di ripristinare asimmetrie che esistono anche per la responsabilità civile. Ci sono dei danni il cui valore è talmente basso che non è conveniente andare in tribunale, anche se in teoria uno potrebbe andare. Ma se sommiamo i pezzettini messi insieme, bene, questo danno è importante. Poter mettere le vittime insieme è uno strumento per ripristinare questa situazione. Storicamente, ad esempio, in alcuni ambiti, per esempio gli impianti mammari, oppure l'amianto, oppure in altri ambiti, la responsabilità civile da sola non ha mai determinato nulla. Gli effetti si sono visti e addirittura la regolamentazione poi è cambiata quando finalmente le vittime si sono potute aggregare e hanno creato una massa critica tale per cui sono riusciti a far funzionare il sistema e hanno anche creato dei segnali al legislatore per mostrare che qualche cosa non andava in tale ambito. Vado avanti con le domande. È significativa la differenza tra civil law e common law per quanto riguarda l'applicazione di queste analisi? Certo, i principi sono diversi. Civil law e common law nascono in contesti diversi, anche se poi meno diversi di quello che sembra, perché c'è una dialettica continua. Io mi sono molto occupato, vi dicevo, di proprietà intellettuale e soprattutto di diritto d'autore e copyright, ed è interessante vedere che li chiamiamo in modo diverso, apparentemente li riteniamo diversi, ma in realtà le due norme si evolvono in una dialettica comune, per cui il primo copyright parte a Venezia, poi arriva in Inghilterra, poi torna in Francia, poi torna in Italia, eccetera, eccetera. Quindi le distanze appaiono meno importanti e lo sono soprattutto in un mercato sempre più internazionalizzato in cui l'armonizzazione del diritto è funzionale a creare situazioni diverse. Dopodiché si aprono grandi parentesi che non posso esaurire qui, ma ad esempio negli ordinamenti di diritto civile esistono danni morali e non danni punitivi, e quindi si possono dare dei danni sulla base dei danni morali secondo certi criteri, ma non si può fare come negli Stati Uniti in cui vengono dati danni punitivi. Vi devo dire però, e tra l'altro ci sono ricerche che danno conferma in questo senso, che spesso i danni morali vengono utilizzati come danni punitivi e quindi di fatto le due cose si assomigliano sempre di più. Vado avanti a rispondere alle domande, se ne trovo ancora, non so se la vedo. No, forse, no, forse abbiamo... Questa è l'ultima domanda che ho ricevuto, quindi dimmi voi se è necessario dare qualche altra risposta, qualche altro commento. Purtroppo temo che abbiamo esaurito il tempo, si dovrebbe inserire Enrico per fare una chiusura del webinar. Sì, Germana, grazie. Eccoci. Ma purtroppo il Dio tempo governa tutto. Quello che volevo aggiungere adesso, ma c'è ancora qualche poco minuto per qualche piccola replica ancora tra di noi, quantomeno che partecipiamo più direttamente al webinar. Allora, qui professore, lei è riuscito a far emergere una serie di concetti, di grandi concetti, direi prevalentemente economici, ma la parte giuridica, se non c'era anche quella, quei concetti economici viaggiavano a mezz'aria, almeno quantomeno per quanto riguarda le problematiche affrontate. Per cui mercato, impresa, efficienza, quando poi appunto si amplia e crescono le facoltà, le possibilità dei fallimenti dei mercati da vari punti di vista, le questioni di carattere giuridico entrano in gioco potentemente, perché c'è tutta una serie di operatività pubbliche o private che si connettono in modo indissolubile con l'andamento economico, delle variabili economiche, dell'efficienza e quant'altro. Allora, qui quello che è molto molto importante è che questo liceo è all'inizio. Noi abbiamo discusso anche a consiglie dal Ministero, eccetera, abbiamo fatto il 6 marzo a Roma questa importante conferenza. Noi stiamo cercando di aprire, di allargare i problemi e le questioni di questo liceo. Noi con i webinar e con i primi anni di questo liceo economico-sociale non abbiamo affatto concluso un itinerario di rafforzamento.
itinerario di rafforzamento all'inizio. Allora, per completare quanto cercavo di dire, qui, allora, il diritto, e quale diritto entra con l'economia, come si sposa, come si compenetra, può essere il diritto pubblico, le tasse, le regolamentazioni, può essere anche il diritto privato, il diritto civile. Quindi, quando io ho l'intervento della responsabilità civile, per colpa o senza colpa, cioè soggettiva o oggettiva, in che modo questo si connette? Quali sono le funzionalità che i meccanismi di responsabilità intromettono? Le azioni, le class action. Allora qua c'è anche tutta la parte, ad esempio, di come ci si muove concretamente per poter azionare i diritti delle parti lese, quindi anche la parte, diciamo così, dell'azione giuridica, dell'azione giudiziaria viene messa in luce. Allora, qua noi siamo costretti a concludere una cosa che ci piacerebbe poter continuare, ma non lo faremo forse oggi, lo faremo sicuramente in futuro. Quindi qua c'è proprio una compenetrazione molto molto stretta tra le parti economiche e le parti giuridiche, che non è soltanto giustapporre o mettere a fianco una questione economica o una questione giuridica. Il problema è l'intreccio, e credo che lei ci abbia molto aiutato da questo punto di vista. Professore, vuole aggiungere una parola ancora? Sì. Giusto per incoraggiare il pubblico a continuare sulla strada intrapresa. L'analisi economica del diritto si è occupata di tante cose, di punizione, di sanzione, continuando per esempio anche il lavoro cominciato di nuovo in Italia da Cesare Beccaria, no? Quindi diciamo è ricorso l'anno scorso un anniversario importante, e può essere applicato ad ogni ambito. Quello che è interessante da questo punto di vista è che mentre talvolta le norme vengono interpretate come qualcosa di diverso e di distante dal tessuto economico, no? Come dovessero regolare quell'azione, qui hanno un impatto diretto. E quello che viene mostrato nella disciplina Land Economics è che hanno un importante ruolo per il benessere collettivo. Quindi, anche se in alcuni casi appaiono tutelare interessi privati individuali, in verità hanno una funzione molto più importante, di rango superiore, che è quello di promuovere attraverso gli interessi individuali l'interesse collettivo. E questo è quello che ci ha insegnato Adam Smith, cominciando la disciplina che oggi si chiama economia, e quindi questo dà alle norme un ruolo ulteriore, senza rinnegare tutti gli altri, naturalmente, perché il mercato, come dicevo prima, e come peraltro hanno detto le persone che ho citato, può avere un ruolo formidabile, ma è pur sempre un ruolo che può essere poi contemperato da altre esigenze. Certo, va bene. Mi sembra che la conclusione è all'altezza di tutto quanto è stato detto oggi. Quindi io ringrazio moltissimo il professor Giovanni Ramello, ringrazio tutti i colleghi che hanno seguito. Ricordo il prossimo webinar sulla statistica economica, lunedì 23, con il professor Carmine Pappalardo. Poi con la fine di marzo i webinar termineranno, ma comunque speriamo che siano stati interessanti e utili a voi tutti.